Gentili azionisti, l'attività svolta dalla vostra società durante il 2018, che sottoponiamo alla vostra approvazione, ha consentito il raggiungimento di risultati superiori alle attese e un andamento complessivo dell'attività decisamente soddisfacente. Sapete che nel nostro costume non rientra una particolare enfasi quando parliamo delle cose che abbiamo fatto. Ci piace però evidenziare che quest'anno la qualità dei risultati che sentirete merita una oggettiva particolare considerazione. È un bilancio che registra ancora una volta risultati che allungano il processo di crescita maturato in tutti gli anni trascorsi, attraverso l'utilizzazione delle opportunità di crescita organica integrate con diverse iniziative di ampliamento dell'attività, in particolare nei settori liberalizzati, nell'attività cioè di vendita dell'offerta di servizi energetici e di quelli ambientali. Complessivamente le azioni svolte ci hanno visto superare la soglia del 1 miliardo di euro a livello di margine operativo lordo, più esattamente 1 miliardo e 31 milioni, con un incremento del 4,7% sull'anno precedente, e raggiungere quindi un utile netto per gli azionisti di 281,9 milioni, in crescita del 12,1%. Tale risultato, confortato dalla qualità dei risultati finanziari attraverso la riduzione del rapporto tra debito netto e margine operativo lordo, che è sceso a 2,5 volte, confermano i livelli di solidità patrimoniale già maturati nel corso del precedente esercizio. Anche gli indicatori di redditività hanno mostrato un miglioramento, raggiungendo valori del 9,4% per il ROI e del 10,4% per il ROE, quindi superiori ai valori degli anni precedenti. Importante è stato il contributo che la crescita organica ha fatto registrare anche quest'anno, con la continuazione dei processi di efficientamento e con livelli di qualità dei servizi superiori agli standard imposti dall'Authority. Ciò si è concretizzato anche con la crescita della produttività per dipendente a un valore di 120,4 mila euro, più 6%. La citata espansione per linee esterne, di cui farà poi cenno anche l'amministratore delegato, ha registrato un'importante crescita del portafoglio clienti Energy, che hanno raggiunto il valore di 2 milioni e 500 mila unità, in ragione anche delle acquisizioni effettuate nell'esercizio. A livello di investimenti operativi si è registrato un aumento nell'anno, raggiungendo un valore di 462 milioni, contribuendo così a rafforzare la base operativa dei nostri impianti, con particolare rilievo a quelli di maggiore dimensione, e cito qui l'impianto di biometano che è stato inaugurato nell'autunno del 2018, che ha rappresentato quindi l'iniziativa più rilevante e innovativa, ma vanno anche segnalati gli avanzamenti e anche la conclusione, in un caso realizzata, nell'altro prossima ad essere realizzata, di due importanti progetti nel settore dell'idrico, che hanno toccato il depuratore di Trieste, che è stato rinnovato completamente, e la prosecuzione del progetto di salvaguardia della balneazione ottimizzata in corso a Rimini e ormai prossimo a vedere la conclusione dei lavori. Buoni risultati sono stati conseguiti su scala nazionale nelle numerose gare a cui si è partecipato, sia nei servizi in salvaguardia, sia nei nuovi contratti nel settore della pubblica illuminazione. Ciò conferma come la capacità di competere con altri operatori di diverse dimensioni sia ulteriormente maturata, confermando l'adeguatezza delle strutture e il potenziale del gruppo proprio alla vigilia delle gare per il rinnovo delle concessioni dei servizi regolati. L'amministratore delegato presenterà in questa sede anche il bilancio di sostenibilità, da noi adottato, come sapete, da molti anni, e darà conto della rilevanza della politica socioambientale che l'azienda ha rafforzato, facendo emergere il gruppo come protagonista delle nuove tendenze in materia di sostenibilità. Anticipo che il Consiglio ha approvato, in linea con le indicazioni contenute nel piano industriale, anche la messa in pagamento del dividendo per azione a livello di 10 centesimi, in crescita rispetto al valore erogato lo scorso anno.
All'inizio del 19 è stato presentato anche il nuovo piano industriale fino a copertura del periodo fino al 2022, che ha posto le premesse per proseguire nel percorso di crescita intrapreso. I nuovi obiettivi sono stati presentati a un numero considerevole di investitori attraverso un roadshow sulle principali piazze finanziarie europee e statunitensi, a conferma dell'impegno per mantenere un aperto dialogo con tutti i principali stakeholder. Mi piace qui ricordare che ormai da poco più di un mese Borsa Italiana ha incluso il titolo ERA nel principale indice di borsa, a riconoscimento delle dimensioni raggiunte per capitalizzazione e per livello di scambi del nostro titolo. È anche questo un traguardo importante e colloca oggi il nostro gruppo al 27° posto della classifica delle maggiori capitalizzazioni del mercato italiano. Anche a nome dell'amministratore delegato ringrazio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l'attività svolta e tutto il personale che vi ha contribuito, confidando che seppure nelle difficoltà di scenario presenti attualmente sia possibile concludere anche l'anno in corso con risultati coerenti con quanto previsto dal nuovo piano industriale.